Ciao a tutti, oggi parleremo dell'olio di ricino nero, il Jamaican Black Castor Oil. Questo olio di ricino viene prodotto esclusivamente in Giamaica ed è adatto soprattutto per la ricrescita dei capelli. Si dice pure che serve a velocizzarne la crescita. Io su di me questa cosa non l'ho notata, però ho notato la crescita di tanti capellini nuovi. Come mai questo olio è così buono per la ricrescita dei capelli? Si dice che viene che durante il procedimento di tostatura, infatti questo è un olio che si ottiene dalla tostatura dei semi di ricino. Durante la tostatura questo olio viene in contatto con la particolare cenere che usano durante il procedimento, e è proprio questa cenere, che è ricchissima di vitamine e di grassi, acidi grassi, aiuta, insieme all'olio di ricino, aiuta a stimolare la crescita e la ricrescita dei capelli. Infatti questo è un ottimo olio per massaggiare la cute. Da massaggiando la cute non solo andiamo ad attivare la circolazione, quindi a portare più nutrimento ai bulbi, ma soprattutto assorbendo questo particolare olio di ricino, il capellino nuovo che crescerà più forte già da subito. Questo olio è anche adatto per fare un bel bagno d'olio su tutti i capelli. Va a prevenirne la secchezza e va anche a combattere e prevenire le doppie punte. Certo, se avete problemi più gravi di perdita di capelli, questo olio non può certamente andare a curare, però è soprattutto indicato lì dove ci sono la caduta di capelli stagionali, dove si perdono molti capelli durante l'autunno o durante la primavera. Beh, questo olio è ottimo per contrastarla e anche per prevenirla. Essendo ricchissimo di acidi grassi come l'omega 6 e l'omega 9, nutre il bulbo del capello e fa crescere i capelli già più sani già dall'inizio e già più forti. Come si usa questo olio? Questo olio si usa massaggiandolo sulla cute. Una o due volte a settimana si fa un bel massaggio su tutta la cute, si distribuisce uniformemente e poi si va a coprire con una pellicola e con un asciugamano caldo oppure con un cappellino di lana. Si fa una posa che va dai 30 minuti anche tutta la notte, si può tenere in posa anche tutta la notte, poi si lavano i capelli come il nostro solito, come nostra abitudine. Questo trattamento va fatto una o due volte a settimana per almeno 8 settimane e poi si vedranno i primi risultati, che possono essere più evidenti su alcune persone e meno evidenti su altre. Si noterà soprattutto la crescita di capellini nuovi e l'infoltimento dei capelli. Questo olio di ricino nero può essere usato anche per fare un bagno d'olio a tutti i capelli. I benefici che ne otterremo saranno capelli più idratati e andrà a prevenire e contrastare eventuali doppie punte. Quindi è ottimo anche per fare un bagno d'olio. Certamente è molto vischioso e volendo si può anche diluire usando un altro olio sempre adatto ai capelli, sempre un altro olio rinforzante, come può essere un olio di sesamo, un olio di amla oppure un olio di cocco. Dove comprare questo olio Jamaican Black Castor Oil? Questo qui si compra solamente online, perché è un prodotto che arriva dalla Giamaica, quindi è molto difficile trovarlo nei negozi fisici. Questo è tutto, ciao!